In queste case diroccate un tempo hanno vissuto e lavorato generazioni di artigiani che hanno fatto scuola in Italia e nel mondo. I cordari, esperti fabbricatori di corde armoniche ricavate dal budello animale. È difficile datare con esattezza gli inizi della tradizione cordara a Salle. In paese si narra una leggenda molto cruenta, risalente al 1300 e legata alla figura del beato Roberto di Salle, patrono del borgo e discepolo di Pietro del Morrone, futuro Papa Celestino V. Si tramanda che un giorno alcuni briganti catturarono il frate mentre faceva penitenza. Alcuni sallesi lo avrebbero trovato moribondo, mentre con un ultimo sforzo cantava inni sacri al suono delle proprie budella essiccate. La storia però ci riporta al Tractatus de Musica, scritto nel 400 da Paulus Paulirinus, dove si citano strumenti che montano corde di budello. La materia prima per la realizzazione delle corde era il budello ovino, diffusissimo in un'economia pastorale, adatto per sottigliezza e resistenza. Oggi invece si usa quello bovino. Con la selezione, oggi come allora, si scelgono i budelli migliori, da destinare ai cantini dei violini, le corde che sopportano le maggiori tensioni, gli altri si utilizzavano per i contrabbassi. Nella produzione italiana era vietato usare spezzoni di corda ricongiunti o materiali di scarto. Perché ve l'ho eseguita? Perché ho suonato con un violino, coppia fedele di un Stradivari del 1615. Suonare uno strumento barocco presuppone anche che si usano tutti i mezzi che servivano per suonare lo strumento. Primo di tutto le corde. Le corde sono rigorosamente di budello. Le corde che si fanno qui a Salle sono una ricostruzione fedele delle corde che si facevano nel 1700. La differenza tra uno strumento, anche sullo strumento, le corde di budella, anche sullo strumento moderno così considerato oggi, si vede che ha una sonorità, anzi, maggiore di quella che può essere, diciamo, con le corde moderne, con le corde d'acciaio, con le corde che si usano adesso. Dunque, dopo circa mezzo secolo, a Salle, seppur con mezzi più moderni, la produzione di corde per la musica è ripresa, e si può dire che questo piccolo paese d'Abruzzo intenda riconquistare l'antico primato di patria dei cordari. Thank you.
Ormai da 2 anni l'Università di Teramo ha intelligentemente lanciato progetti di ricerca dottorale che guardano alla storia e alla valorizzazione del patrimonio economico e culturale e del territorio abruzzese. In questo ambito rientra la ricerca denominata Corda, con la quale si vuole ricostruire la storia di un'antica e importante impresa locale, quella delle corde armoniche, impresa che da secoli si occupa della fabbricazione di corde di minuccio di ovini per strumenti musicali. Si tratta infatti di un antico mestiere risalente all'età medievale e storicamente legato al territorio abruzzese, in modo particolare a 3 paesi della Maiella, Musella, Robolognano e soprattutto Salle, paesi da quali nel corso dei secoli provenivano i lavoratori e i maestri che hanno fatto la fortuna di buona parte dell'industria delle corde armoniche di importanti città italiane ed europee, a partire da Roma e Napoli sino ad arrivare a Lione e Parigi. Questo studio si colloca all'interno di un progetto PON che ha tra i suoi scopi principali quello della ricaduta industriale a favore del territorio. Motivo per cui la ricerca si avvale della collaborazione dell'importante e assai nota impresa sallese, la Toro String, che rappresenta una delle poche eccellenze ancora oggi esistenti a livello internazionale nell'ambito della produzione di corde armoniche. E grazie al supporto di questa azienda è possibile addentrarsi nell'odierna fabbricazione di corde e quindi di seguire e studiare le innovazioni e le trasformazioni industriali del prodotto e dei metodi di lavorazione, ovviamente, mettendoli in rapporto con le acquisizioni storiche relative ai processi produttivi del passato, così da riuscire a dar vita ad un prodotto storicamente connotato. L'importanza della ricerca storica, invece, emerge con chiarezza di fronte a un sostanziale silenzio storiografico che circonda la vicenda dell'impresa Cordara nei suoi diversi aspetti e nelle sue diverse complessità economiche e sociali, e non ultimo dal legame con il fenomeno migratorio. L'Abruzzo infatti vanta una tradizione di mestieri migratori e di mobilità artigianale e imprenditoriale che ha le sue origini nella prima età moderna e arriva sino ai giorni nostri. A questo non fecero certo eccezione i maestri cordai della Maiella, che rappresentavano forse il primo e più importante caso di immigrazione professionale abruzzese, se così si può dire. Difatti, durante tutta l'età moderna, sino alla seconda metà del XIX secolo, le più famose corde italiane di Roma e Napoli uscivano dalle principali botteghe gestite da cordai abruzzesi, che detenevano una posizione di primo piano nel mercato europeo del settore. Sarà poi a seguito del grande flusso migratorio diretto oltreoceano a cavallo del XX secolo che si concretizzeranno i moderni casi di esportazione di mestiere. Le ditte da Dario e la Bella Sting di New York, ad esempio, entrambe di proprietà di famiglie originarie di Salle, rappresentano i casi più significativi. Per riuscire ad analizzare l'insieme di questi aspetti, però, risulta fondamentale ricostruire in maniera più esatta possibile il panorama dell'industria delle corde armoniche in Italia e nello specifico in Abruzzo tra 8 e 900, un periodo contraddistinto da enormi cambiamenti politici, economici e sociali che hanno inevitabilmente cambiato la realtà dell'impresa in questione. Il ruolo di primo piano giocato dalle fabbriche italiane durante l'intera età moderna inizia gradualmente ad incrinarsi a favore dell'industria cordaria tedesca, in piena fase di innovazione tecnologica che rispondeva benissimo al protagonismo della Germania durante i decenni cruciali della seconda rivoluzione industriale. Si badi bene però, per quanto riguarda la penisola si tratta di un arretramento solo a livello quantitativo, poiché la qualità del prodotto italiano, soprattutto per le prime corde di violino, rimase sempre sinonimo d'eccellenza almeno sino a tutta la prima metà del Novecento. Un'eccellenza ben rappresentata dalle piccole e via via più numerose fabbriche d'Abruzzo che stavano risorgendo gradualmente. Difatti, nel corso dei secoli, la produzione di corde armoniche della regione rimase inevitabilmente legata alle diverse fasi regressive ed espansive della pastorizia, nonché dell'economia locale in generale, andando incontro tra il XV e il XIX secolo a periodi di altalenante fortuna, sino a quando, alla vigilia del Novecento, iniziarono a ricostituirsi diverse industrie, anche e soprattutto negli antichi luoghi di origine ai piedi del Morrone. Da un'antica e unica fabbrica esistente a Salle, ossia quella costituita da Luigi D'Orazio alla metà dell'Ottocento, si passa a più di una dozzina di piccole e meno piccole attività cordare, che impiegavano in tutto più di una trentina di lavoratori e che producevano non solo corde armoniche, ma anche corde da tennis, fili per sutura, eccetera. È questo uno degli aspetti principali della vicenda cordare italiana, che vide Salle tornare protagonista della sua vecchia e famosa tradizione, grazie al passaggio dei suoi cordari da lavoranti, ossia da maestri operai al servizio delle fabbriche romane e napoletane, a fabbricanti in proprio durante la prima metà del Novecento. La produzione cordale italiana inizia ad avere nei suoi antichi luoghi di origine uno dei principali centri che darà il suo piccolo contributo
anche a livello di innovazione tecnologica, seppur in un contesto non semplice, caratterizzato da diverse difficoltà, a partire dalle critiche e dalle polemiche da parte degli organi corporativi del regime fascista, un regime ansioso di ricondurre la crisi generale del settore a livello nazionale al presunto carattere particolare del Cordaro Abruzzese. Il convegno della Federazione Fascista Artigiani d'Italia, organizzato a Napoli nel 1932, rappresenterà infatti il punto di arrivo di quello che sembra a tutti gli effetti un mito dalle più lontane origini e che infatti sembra risalire alla prima metà del XIX secolo, proprio in concomitanza con la vera crisi dell'industria cordaria italiana. Un mito purtroppo destinato a continua fortuna nei decenni a seguire, sino ai giorni nostri. Un mito utile a chi si è approcciato rapidamente alle vicende della tradizione cordata abruzzese, un mito utile a trovare una facile spiegazione ad una storia complessa, che oggi stimola ad inoltrarsi ancora di più in questo piccolo ma non trascurabile capitolo di storia d'impresa del Mezzogiorno, ancora tutto da scrivere.